Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Camp Nou sfoggia ancora una volta il vestito delle grandi occasioni. I colori blaugrana salutano l'ingresso in campo dei giocatori. Partita già in corso di svolgimento. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Tocco preciso. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Pallone lungo in verticale. Palla a Mkhitaryan. Grande prova di forza. Prova a verticalizzare. Opportunità di ripartire. Si libera la grande. Juventus riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. C'è un bel pallone in profondità. Passaggio profondo per Aubameyang. Può tentare la conclusione. E la palla entra in rete. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Può provare il pallone che esce, non nulla sopra la traversa. Questo è passato vicinissimo, davvero è stata solo una questione di centimetri. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La palla viene rigiocata verso l'interno. È riuscito a passare. E la palla finisce al portiere. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Passaggio profondo per Aubameyang. Zapata. C'è la palla lunga in avanti. Koke. Salah. Palla nello spazio, attenzione. E sarà rimessa con le mani. Koke. La mette in mezzo. Mkhitaryan. 15 minuti alla fine della prima frazione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pirlo. Scodella in avanti. Koke. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Zapata.
gioca una palla lunga. Aubameyang, Mkhitaryan, l'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Mkhitaryan, passaggio profondo per Aubameyang. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Pirlo si prepara a battere a rete. Questa è proprio la sua posizione, da qui può fare male. Pirlo, pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Mkhitaryan, Zapata, qui marcatura asfissiante. Zapata, questa era Lavernia. È stato splendido l'intervento del portiere, ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Libera al momento giusto. La gioca in profondità. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Calcio di punizione per la Juventus. Primo tempo che si conclude dunque qui. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 al termine di questa prima frazione, vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Si riparte per il secondo. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Mkhitaryan. Ottimo il fraseggio. Cerca l'uomo là davanti. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Mkhitaryan, Kanté, dice no. Non impensierisce la difesa. Bell'anticipo, pericolo sventato. Cerca il colpo. Occhio alla... Miracolo di Geisler. Palla riconquistata immediatamente. Koke, Lewandowski, tenta la conclusione. E c'è il gol. Questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Lewandowski è stato molto bravo. Passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. L'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per via centrale. E ora un duello tra lui e il portiere. Bell'intervento difensivo. Il vantaggio trovato ad inizio del secondo tempo non deve condizionare l'atteggiamento tattico della squadra. Se si abbassano troppo, rischiano di far nuovamente rientrare in partita gli avversari. Koke si allunga per arrivare al pallone. Dunque, rimessa laterale.
Lukaku che scatta verso il pallone. Ecco Zapata. Probabilmente questa azione fallo, calcio di punizione. La Juventus ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Robert Ibáñez. Palla in avanti verso il compagno. Lenglet. Bergomi si è fatto trovare pronto. Lavernia. Zapata provano a partire in velocità. Se ne va. Attenzione, Alisson dice di no. Questo errore potrebbe essergli fatale. Intervento folle in area di rigore. Hanno offerto la migliore delle opportunità di segnare ai propri avversari. C'è una responsabilità enorme, grande tensione, tutto è pronto per il calcio di rigore. Non sbaglia, possono tornare a sperare. Non ha sbagliato. Ha spiazzato il portiere, ottimo rigore. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Già pregustano la rimonta, chissà se ce la faranno. Aubameyang. Mauro Icardi calibra un bel pallone. Grande movimento nello spazio. C'è spazio, è un grande riflesso qui. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Miracolo di Geisler. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Mostrano un buon controllo del gioco. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Palla Mkhitaryan. Bella apertura. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Maradona. Parada. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Lewandowski è in settimo. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Sì, direi quasi che è tutto deciso. La mette in avanti e c'è un bel pallone in avanti. Occhio al tiro. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Aubameyang è un tiratore molto pericoloso. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli.
Non puoi permetterti di concedere spazi del genere a un giocatore di questo calibro. Si riparte con una differenza di 3 gol, non può. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Oggi davvero non c'è stato nessun problema, una vittoria assolutamente comoda, una squadra brillantissima. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Erano messi bene in campo, determinati e concentrati, e alla fine sono riusciti a conquistare meritatamente la vittoria. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie, e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa.